Segretario, vigilanza Rai. Indignato per l'ospitata di Pamela Prati. Recentemente Mara Venier ha ospitato nel suo contenitore Domenica Inn Pamela Prati. Una scelta davvero azzardata se si pensa che la showgirl sarda, molto probabilmente insieme alle sue agenti, ha preso in giro milioni di italiani, inventandosi un finto Mark Caltagirone, figli adottati e un matrimonio imminente. Ma proprio in queste ore il segretario Vigilanza Rai, Michele Ansaldi, esponente del partito Italia Viva, si è indignato e ha chiesto sulla pagina Facebook, direttamente all'amministratore delegato Fabrizio Salini e al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, dei chiarimenti in merito all'ospitata di Pamela Prati, soprattutto nata per promuovere il suo libro. Ecco le parole del contestatore. Inspiegabile la decisione di Rai 1 di richiamare Pamela Prati a Domenica Inn dopo l'ospitata truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala e persino pagata 3.000 euro e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati? Non c'era nessun altro libro e scrittore degni di essere intervistati e approfonditi su una delle trasmissioni più seguite della prima rete del servizio pubblico? Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante? Per la Rai il caso Prati, è bene ricordarlo, fu un danno d'immagine e di credibilità incalcolabile. La showgirl si presentò in trasmissione per annunciare che si era appena sposata, salvo poi scoprire che fosse tutta un'enorme fake news. Com'è possibile che il servizio pubblico si sia prestato a darle ancora visibilità, persino sul libro? A prescindere dal compenso, il ritorno d'immagine per la Prati, andare in onda sulla prima rete Rai è ben più prezioso del semplice cachet, che almeno speriamo non sia stato corrisposto questa volta. La conduttrice Mara Venier in apertura di trasmissione ha detto che dell'ospitata fossero informati sia l'amministratore delegato Salini sia il direttore di rete Coletta, tanto che li ha ringraziati. Davvero erano informati e hanno dato il via libera? È opportuno che chiariscano, serve rispetto per il servizio pubblico e per i soldi del canone degli italiani. Dunque, c'è da sottolineare che durante l'intervista in diretta Pamela Prati si è definita spesso e volentieri vittima di plagio. Inoltre è bene sottolineare che la presenza della showgirl sarda in trasmissione ha fatto perdere a Domenica Inn la bellezza di 500.000 di telespettatori, quindi oltre un punto di share rispetto alle puntate precedenti. Voi credete a Pamela Prati? Oppure sta semplicemente recitando una parte allo scopo di vendere il suo libro? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.